Buongiorno a tutti. Oggi il primo intervento, da parte della mia lista, che vorrei fare una lista veloce, salutare in questo consiglio comunale i neoconsiglieri comunali, che sono parecchi questa volta, giovani consiglieri comunali, e quindi un saluto da parte della mia, perché sarà la posta, non c'è stata la possibilità di dare un bocca al lupo a questi neoconsiglieri comunali, e ricordarci sempre dove stiamo. Gli onori di stare in questo consiglio comunale, gli onori che ci tocca votare, quindi un voto da tutti quanti noi, è una grande emozione. Oggi ci accendiamo a votare un obbligo, che questo è il grande obbligo da parte del consiglio comunale, votarlo. Sappiamo bene che è io che vengo da una amministrazione e mi voto il favorevole, anche per un semplice motivo, perché la prima volta sono dato un parte di risorse che farei il favorevole senza leggi, senza altre parole sotto, quindi mi pare che è un parere favorevole senza restrizioni, come si può dire. Siamo tanto nel bilancio la prima volta, a mio punto di vista, che non sono un tecnico, è semplice un giornale, quindi devo appellare a fare delle risorse. Noi oggi ci siamo votati la prima volta nel bilancio senza restrizioni da parte dei nostri giornali. Io mi corre l'obbligo, questo è da parte mia, da parte del mio punto di vista, che oltre che noi voteremo, perché è un obbligo da parte di questa consiglio comunale, dopo votato questo libro di bilancio, poi ci aspetta un percorso tortuoso, complicato, questo non lo sappiamo bene, non è colpa nostra, forse non è colpa neanche della nostra amministrazione, dell'altra amministrazione. Ma è colpa di 25 anni di mala gestione. Dobbiamo sempre affrontare queste situazioni di bilanci che purtroppo penalizzano la città. E quindi una volta votato questo obbligo di bilancio ci aspettano gli obblighi. In campagna elettorale spesso si è parlato di obblighi morali, non sono parlato di obbligi, si è parlato di maggioranza, credo che noi tutti, ma anche le opposizioni, abbiamo degli obblighi che ci attendono, ci aspettano. L'obbligo che ci aspetta è che situazioni come l'Arco San Mauro non dobbiamo credere più, non posso credere. Sono obblighi che ci sono, altri obblighi che ci aspettano. Abbiamo tutti altri obblighi che ci attendono, faccio una spizza velocista. Questo dittatore di LSU, sappiamo bene, sono luci un po' primati che vengono un lavoro con un sussidio di 600 euro che si finanziate ancora dal provinciale. Un altro problema che ci aspetta, dobbiamo portare avanti. Abbiamo il problema naturalmente. Votiamo questo bilancio perché anche naturalmente sappiamo bene le condizioni diverse della nostra società, in house, le condizioni diverse quando ci costa che se ne si trova non sono gli occhi tutti. Quindi bisogna anche lì so con cosa si può fare, con un grande aiutare, è l'obbligo che si ci tocca. Abbiamo il problema dei rifugi. Sarà detto che venga il 8% di entrare, senza dei punti c'è una funzionando lista, cioè sempre un solo mezzo di questa città, portano risposte ai cittadini di Casonia, quindi di punti bisogna vedere al più presto cosa fare per entrare. Sono gli uffici vuoti, non possiamo dare niente, senza entrate non si possono dare risposte ai cittadini di Casonia. Lo dico in ampio che ne abbiamo sindaco. Oltre a questi non dobbiamo dimenticare che non tutto del passato è negativo, qualcosa di concepito. Noi abbiamo avuto due realtà lasciate dalla passata amministrazione, io dicevo in modo particolare, che l'asilo nido, quello che è costata ai soldi pubblici, una marea di soldi, si chiama il famo chiudere, per essere disumano sappiamo anche che può fare. E abbiamo il patto di grazia, un'altra realtà che sta là, un buon evento che casualmente ha bisogno, una città molto urbanizzata, ne ha bisogno e quindi anche quando qualche fatto di grande dobbiamo attivarci dopo questo riequilibrio, potremmo andare avanti e farlo esistere con un evento. Ma abbiamo altre due cose sindaco importanti, le universiadi, un grandissimo evento, campagna, ci ha portato luce perfettamente. A Casora la ricaduta è stata zero di commercio, però la ricaduta ci sta.
soldi cui spesi mi facessero forti, soldi cui spesi dedicando su cosa mano, o su cui sono abbocchetto, lo sappiamo bene che se resteranno tutti e non facciamo niente con il piazzare in modo adeguato, non rischiamo di perdere per ritornare più veloci inaccessibili e inutilizzabili. Abbiamo questi schioppi, io dico come se avessi oggi fatto tanti, ma non ho fatto maggiorato come ci sono andati. Non potete farci solo, giustamente, sovrapposto di condizioni. In modo lineare, non ci dico, sempre che una buona amministrazione che va avanti, quando c'è una buona condizione, non distruttiva, ma costruttiva. Se non andiamo a andare su questi, vanno avanti in modo positivo per la città, deve essere qui sono troppi che voi non ci attendono dopo che ho votato su di grado, sono fondamentali e sono stati città. Voglio concludere con una frase che ieri sera parlando con la mia figlia, diceva abbiamo voluto bene proprio di sindaco, l'abbiamo voluto, la vita è tutta, l'abbiamo voluto, oggi fate il bene di cittadini di Casoria, ma soprattutto fatelo bene, questo è l'altro oggi. Fatto bene, va votato, va rafforzato. Lo abbiamo detto verso il cittadino, verso questa casa, si può portare avanti. Grazie. E invece consigliere della